Una chiesa gremita ha accolto Monsignor Franco Agostinelli, giunto alla parrocchia del Sacro Cuore di Arezzo in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dalla sua fondazione. C'erano i ragazzi che avevano solo sentito parlare di lui e chi da quell'esperienza di chiesa, a cavallo tra anni 60 e 80, ha tratto la linfa per fondare e costruire realtà impegnate negli ambiti più diversi. Molte volte ancora oggi nel mio ministero di vescovo faccio riferimento ad esperienze parrocchiali e nel mio animo e nella mia mente il parametro di confronto è il tempo che ho vissuto in questa parrocchia. E il messaggio che posso lasciare ai nostri parrocchiani, ai nostri amici, eccetera, è quello di continuare ancora a far sì che la parrocchia di Piazza Giotto, così veniva chiamato, possa ancora distinguersi, vorrei dire, ecco, per il modo con cui si cerca di vivere la Chiesa, non come un'appartenenza di carattere sociologico, ma soprattutto come un'appartenenza di carattere sacramentale. Nonostante il presule non sia più parroco nella comunità del Sacro Cuore da più di 25 anni, è ancora molto forte l'attaccamento e l'affetto nei suoi confronti. Vivo il ricordo e abbondante il frutto di quanto seminato in quegli anni. È un momento molto bello della parrocchia perché e abbiamo fatto tante attività per arrivare a questo giorno, ma in particolare ecco, oggi ritorna il nostro grande parroco, il primo grande parroco che ci ha visto da giovani sposi, ci ha battezzato i figli e ha lasciato un grandissimo ricordo e un gran segno in questa parrocchia. Ora che è vescovo, noi lo chiamiamo sempre Don Franco, l'emozione è di rivivere 47 anni della nostra vita qui ad Arezzo, mia e della mia famiglia. In questa parrocchia sono cresciuti i miei figli e i miei nipoti.